Cari appassionati di vecchie leggende automobilistiche, benvenuti nella terza puntata del restauro della mia Fiat Panda Sisley. Anzi, più che restauro, è come la andiamo a resuscitare, perché era un rottame praticamente solo da buttare, ma piano piano, con impegno, passione e professionalità di chi esegue il lavoro, andremo a ridare nuova vita a una leggenda tutta italiana. Vai con la terza puntata. Come abbiamo visto nelle precedenti due puntate, i lamierati per recuperare la nostra Panda Sisley li stiamo prendendo da un'altra macchina. Abbiamo recuperato un'altra scocca di una Fiat Panda normale, non 4x4, e stiamo recuperando almeno i fondi. Pertanto ogni pezzo di lamiera che è compatibile con il telaio della 4x4 viene dissaldato, ripulito e riposizionato sulla Sisley, proprio come state vedendo con questo fondo del lato guida. È un lavoro molto certosino, deve trovarsi praticamente al millimetro e intanto viene puntata con la saldatrice. Così abbiamo la certezza che, sostituendo tutti i lamierati che erano stati corrosi dal tempo e soprattutto dalla ruggine, vengano ripristinati con dei lamierati completamente integri e interi. Adesso andiamo a limare ogni saldatura, e la scelta perché abbiamo deciso di usare i lamierati di una seconda Panda è semplice: per il fatto che non si trovano nuovi, tranne che qualche vecchio autoricambi che ha dei fondi di magazzino. Vedete, questo è lo scalino, il traversone che separa il fondo posteriore da quello anteriore. Adesso un altro aspetto molto importante quando si fa un restauro di queste entità, cioè che della macchina è rimasto quasi nulla, è il controllo millimetrico di tutte le misure, che si fa con questo apposito banco d'IMA e con i parametri che rilascia direttamente la Fiat. Quindi vengono presi tutti i punti interessati e verificati uno per uno. Se non si facesse questo lavoro, a furia di tagliare e di risaldare altri pezzi, si rischierebbe che la macchina magari potrebbe distorcersi e poi non essere completamente efficiente come quella di fabbrica. E cari ragazzi, anche oggi le sorprese non mancano, infatti ci siamo accorti che anche il serbatoio è difettoso, nel senso che, come vedete qui, ha delle perdite. Probabilmente il vecchio proprietario faceva 5-10 euro e stava a posto. Ma guardate cosa c'è nell'ongherone destro, questa è la probabile causa di tutta la ruggine nella macchina. In realtà è tutto il fango che è accumulato nel corso degli anni, ha otturato i fori di scarico e poi tutta l'umidità, tutta l'acqua che rimane e poi provoca con il tempo inevitabilmente la ruggine che corrode tutto. Qui invece potete vedere fortunatamente il longherone sinistro che abbiamo appositamente sostituito. Guardate in che condizioni era. Ora, qual è la differenza? Che con longherone 4x4 c'è questa boccola dove poi vanno attaccate le balestre. Quindi dovremmo rifare due nuove boccole da mettere ai longheroni della Panda normale. Adesso procediamo con il taglio di questo passaruota lato passeggero, perché si vede dal lato interno del parafango che anche qui c'è presenza di ruggine. E quello che c'è da fare ormai è chiaro: tagliare e ripristinare con il nuovo lamierato. E guardate un po', come avevamo già visto dal lato interno, tutta marcia anche questa parte che dobbiamo soltanto rimuovere. Fortunatamente anche questi pezzi siamo riusciti a recuperarli dall'altra Fiat Panda e quindi poi dobbiamo soltanto ripulirli, risaldare e zingare. Detto così è roba di un minuto, però poi a farlo ci vuole un po' di tempo, sempre per il discorso che a noi le cose piacciono fatte per bene. Guardate nel pezzo di lamierato che abbiamo tolto quanto stucco c'era stato messo da chi aveva fatto il lavoro in precedenza. Questo per raccordarsi con la parte più abbombata, era stato praticamente riempito di stucco, e questo a lungo andare sapete come va a finire. Procediamo sempre con il lavoro nella parte destra della macchina, anche il passaruote è in condizioni disperate. Anche qui hanno fatto dei lavori pessimi, praticamente quel bordino che dovrebbe esserci qui sotto la lama della sega è stato ricreato soltanto con dei punti di saldature.
ed è praticamente inesistente. E allora via di sega elettrica e togliamo tutto quello che c'è da togliere per poi ripristinarlo. Vedete questo bordo? Sono soltanto saldature e una specie di sigillante catrame nero che va tolto dal longherone posteriore. So che tanti di voi stanno continuando a pensare che era soltanto da buttare. In effetti non è che vi do torto, è proprio così, era da buttare, ma ormai è diventata una sfida personale e fidatevi che alla fine ce la faremo. Ed eccola l'ennesima bella scoperta. Vedete questa lamiera centrale? Quella è l'originale, quella a destra e quella a sinistra invece erano state saldate da chi aveva fatto il ripristino precedente. Lavoro oltre che pessimo, ma quando appesantiva inutilmente la macchina. Il longherone invece va ripulito di tutto questo materiale che è stato aggiunto sopra, misto tra catrame e sigillante. Qui potete vedere come è stato invece ricostruito la parte del parafango anteriore. C'erano pezzi di lamiera che mancavano. Guardate quanta lamiera marcia abbiamo tolto in questa settimana di lavoro. Tanto marciume e tanti pezzi di lamiera che appesantivano in più la povera pandina. Ma adesso la alleggeriremo e la riporteremo alle condizioni originali. Guardate il pezzo del piantone del cofano in che condizioni versava. Ma prima di salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, voglio farvi vedere il nuovo arrivo di oggi. Ho preso un altro differenziale di Panda 4x4 perché questo era comprensivo di mozzi liberi. A cosa servono i mozzi liberi? Con una semplice rotazione di questo pomello, la macchina da 4x4 diventa 4x2, pertanto quando si gira nel percorso urbano potrò staccare la trazione posteriore, così la macchina va a consumare di meno e anche l'usura diventa inferiore. E anche la terza puntata, cari amici, per oggi termina qui, ma mi raccomando, guardate le puntate precedenti, ma soprattutto continuate a guardare quelle che usciranno in futuro, perché vi mostrerò passo passo come riporteremo da un ammasso di ruggine questa Fiat Panda Sisley 4x4 a un gioiello nuovo appena uscito di fabbrica. Alla prossima!